A nome della comunità dei Servi di Maria di San Carlo, vi do il benvenuto a questo concerto in onore del Beato Giovannangelo. Da secoli i Servi di Maria usano onorare così con un concerto lui che era cantore di Santa Maria. Concerto che è iniziato al suono delle campane che, secondo la tradizione, suonarono da sole in quella sera del 23 ottobre 1505, quando Beato Giovannangelo lasciava questa terra. Il concerto sarà presentato ora da Padre Francesco Rigobello, che ringraziamo per essere venuto da così lontano in segno di fraternità, di comunione e anche per la sua competenza specifica. Io ringrazio tutti voi per essere insieme nel nome della ricerca della santità e della bellezza, che spesso sono una sola cosa, un'unica via per incontrare la pienezza della vita, nel nome del Signore. Un saluto dovuto e affettuoso tra tutti noi, i frati, tanti amici, cari, questo dolce pomeriggio festivo con i colori dell'autunno avanzato in questa amata e ammirata chiesa di San Carlo al Corso. Appena detto, lo sappiamo, per celebrare la festa del Beato Giovannangelo Borlo, oggi pomeriggio con questo singolare concerto. Nei primi due secoli dopo la sua morte, fino alla soppressione forzata di tanti ordini religiosi alla fine del 1700 e quindi anche del convento dei Servi di Maria nel cuore di Milano, si è sempre onorata la memoria di questo frate milanese, servo di Maria. Il suo corpo è nell'urna della cappella alla vostra destra. Vissuto alla fine del 1400 nei conventi di Monte Senario presso Firenze, nella stessa Firenze, in un eremo nel Chianti, a Barlassina presso Seveso e proprio qui in San Carlo, ma nell'antico convento e chiesa gotica di Santa Maria dei Servi, abbattuta nel 1800 per fare onore al Corso Vittorio Emanuele e ricostruita così come è ora nel 1847. Il Beato è un frate onorato e ricordato con preghiere, con festose musiche, perché concittadino, santo, frate mite, studioso, contemplativo, custode gentile dei fratelli, della natura, educatore dei ragazzi alla conoscenza del Vangelo e a crescere con la fede, ma anche, come ha detto padre Hermes, perché era stato cantore tenore per anni della cappella musicale dell'Annunziata in Firenze e direttore del coro dei suoi novizi, chiamati a cantare in occasione delle grandi riunioni dei frati. E da cinque secoli è invocato e pregato con semplicità e pudore di gesti e di parole, con affettuosa attenzione ai bambini malati. Da circa 20 anni si è ripreso a celebrare questo beato frate antico, sempre con un singolare concerto. Abbiamo fatto l'esecuzione di vari Stabat Mater, musica sinfonica, musica polifonica di messe, vespri, solenni, composizioni di grandi autori come Mozart, Rossini, opere dedicate a San Francesco, sempre a chiedere in prestito opere meravigliose alla storia e a tanti compositori ammirati. Quest'anno, ed è già stato detto, è una coincidenza bella e non programmata, proprio quest'anno l'esecuzione di questa grande opera che parleremo adesso, coincide proprio con l'anniversario del giorno preciso della sua morte, e questo è frutto di una ricerca recente negli anni 90 di Fra Davide Montagna, un grande storico e un carissimo frate e amico, che ha scoperto la data precisa, mentre la liturgia lo ricorda ogni anno il 25 ottobre. Lui è morto il 23 ottobre 1505 qui a Milano,
a non più di 50-52 passi da dove ora noi siamo, nell'antico convento presso la chiesa gotica più piccola dell'attuale ottocentesca. Quest'anno non è un'opera, una composizione in onore al Beato Giovannaccio, ma è lo stesso Beato che per la prima volta viene cantato con la sua figura, con il racconto di alcuni tratti della sua vita, il suo pregare salmi, un inno latino del 1600 che lo onora, una lezione di canto ai bambini, la sua tenerezza verso le creature più semplici e piccole, ma anche con il suono delle campane delle chiese vicine che lui dal convento di Santa Maria dei Servi poteva udire e che, come è stato detto, le cronache del tempo ricordano suonare improvvisamente a festa alla morte del Beato. Il grande lavoro compositivo è stato fatto nella torrida estate del 2010. L'autore è qui presente, Irlando Danieli, incantato da questa figura di frate. Irlando, un uomo mite e contemplativo, anche lui, è insieme artista, docente al conservatorio di questa città, già noto per altre sue opere eseguite in questa chiesa, grande amico e musicista apprezzato e molto ammirato. Auguriamoci di leggere, o contenti già lo siamo se l'abbiamo letto, la sua puntuale, cordiale e intima presentazione che è il libretto della ragione e dello stile del suo comporre quest'opera che ascoltiamo in prima assoluta. Un grazie riconoscente a lui, prima del silenzio per un prezioso e coinvolgente ascolto delle parole, dell'armonia travolgente insieme composta, possiamo offrire al compositore Daniele Irlando il nostro cordiale applauso. E applaudiremo solo alla fine dell'opera gli esecutori segnalati e presentati nel bel libretto in mano ad ognuno, da seguire proprio per seguire bene anche le parole, i testi, i solisti Michelangelo Gabrielli e Cristina Cinetto, quattro esperti gruppi corali con i loro maestri preparatori, piccoli cantori delle colline di Brianza, l'ensemble femminile Fontegaia di Rovagnate, il coro Anzem di Monza, il gruppo corale Piccabella di Rovagnate e i sei eccellenti strumentisti solisti, tutti sotto la guida di Floranna Spreafico. Auguri li faccio anche personali, io un po' esecutore, ma sento che è tanto difficile, tanto sarà bella, ma l'interpretazione veramente tecnica ed espressiva è molto complessa e sono auguri personali, capendo la difficoltà dell'opera, speriamo nella grande bellezza. Buon ascolto e speriamo di amarlo, questo Beato, con ancora più dolcezza. Lui, frate Giovanni Angelo, un segno umile e amabile di Dio. Buon ascolto.
Che confusione questa! Un baraccano incredibile! Non vi si può udire! Adesso ascoltate e ripetete con me. Laudate Deo, Laudate Deo.
Thank you.
Thank you.
nel cuore di Milano ci conforta ad essere, oggi come ieri, sempre rivolti verso l'Eterno e a farci compagni solidali nelle trame della città di ogni cercatore affamato e assetato d'altro. Rendici custodi fedeli del silenzio e dell'ascolto entro un eremo interiore, solo spazio creativo di dialogo e di comunione tra le solitudini di ogni metropoli. Thank you.
brano con un testo non trascritto nel libretto di sala. E dopo la commozione e la gioia di questo straordinario concerto, ecco un piccolo omaggio per il grande regalo ricevuto, un cestino con accennati grappoli d'uva, segno non di un banchetto, ma di un fioretto nella vita del beato Giovannangelo, lui malato nel convento in via San Pietro all'Orto, a pochi passi da qui, alcuni giorni prima di morire, a fine settembre 1505, staccò nell'orto un grappolo d'uva. Insieme sentì il brontolio dei suoi frati, forse più bisognosi di lui, o golosi o anche capricciosi. Subito rimise il grappolo al suo posto, attaccato e ancora vivo alla vite. È un fioretto. Dare e regalare gioia e creare armonia. Ecco di quella ascoltata. Grazie vivissimo a voi artisti del canto, dei suoni e della fantasia. Grazie vivissimo da noi tutti. Ed ecco il piccolo grappolo, segno di questo fiore. Thank you.
parole con la nostra vita e con l'omaggio davvero a questi davvero grandi artisti, dai più piccoli che sono meravigliosi e abbiamo sentito per canto. Grazie, auguri a tutti.